Le grandi sfide che noi abbiamo davanti è quella di avere un'agricoltura sostenibile che sia in grado di gestire il territorio, di gestire i fenomeni di desertificazione, di riduzione delle risorse idriche, ma anche dare più cibo di qualità a tutti. E quindi la ricerca in questo settore, l'utilizzo delle tecnologie è fondamentale per creare nuove opportunità, posti di lavoro, ma anche garantire poi una sostenibilità alimentare che è un fattore determinante per la democrazia ma anche per i diritti delle persone. Al campus della Federico II di San Giovanni a Teduccio è cominciata sabato l'ultima giornata della campagna promossa per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e per le politiche del cibo delle città del Mediterraneo. In un convegno proiettato verso il secondo vertice ONU sui sistemi alimentari sostenibili, l'Italia ha presentato Agritech, il Centro Nazionale per lo Sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura della Federico II, che sorgerà a San Giovanni nella ex manifattura Tabacchi. Un progetto che vale circa 350 milioni di euro, di cui 320 a carico del PNRR, al quale fanno riferimento 28 università, 5 centri di ricerca e 18 imprese. Il centro prevede l'applicazione di tecnologie per l'agricoltura perseguendo 5 obiettivi: resilienza, basso impatto, circolarità, recupero e tracciabilità. Il PNRR è un gran progetto per i giovani, non per i vecchi, per i giovani. E Agritech è uno dei 5 pilastri diciamo, del PNRR. Il fatto che si faccia a Napoli mi sembra fin troppo bello, fin troppo evidente. Quante altre città in Italia avrebbero potuto avere l'hub diciamo, del centro nazionale sulla tecnologia in agricoltura? Quindi l'interazione con i paesi in via di sviluppo, con i paesi già sviluppati, diventa uno strumento anche di politica estera, quindi uno strumento di pace, che quando c'è cibo, c'è uso corretto delle risorse, è molto più facile tenere, come dire, evitare i conflitti. Agritech ha già speso una quantità importante di risorse, dicevo l'Academy, gli SPOC stanno lavorando, sono 9 per tutto il paese, 3 al nord, 3 al centro, 3 al sud, ci lavorano tra le varie cose circa 1500 ricercatori, quindi stanno lavorando. L'hub l'abbiamo sistemato, stiamo costruendo il grande hub diciamo Agritech a Napoli Est, noi i fondi li spenderemo. Ai lavori hanno partecipato in videocollegamento anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Nel Maschio Angioino invece si è discusso delle politiche del cibo per le città del Mediterraneo con altri sindaci italiani e rappresentanti di altre città del Mediterraneo per condividere le migliori esperienze di sostenibilità delle politiche alimentari a livello urbano e la promozione di una più stretta cooperazione. L'agricoltura è uno strumento fondamentale per la crescita del continente africano. Dobbiamo tener conto che il cambiamento climatico sta distruggendo l'agricoltura nell'Africa subsahariana. C'è un problema legato anche alle forniture di cereali da parte dell'Ucraina e della Russia, per fortuna si è prorogato ancora di 2 mesi il corridoio verde, ma bisogna che diventi stabile, uno dei punti fondamentali che noi abbiamo posto anche alle Nazioni Unite nell'eventuale trattativa tra Ucraina e Russia per arrivare poi alla pace, quello delle forniture di cereali ai paesi africani è uno strumento che a breve termine deve servire a impedire nuovi problemi sociali, ma a lungo termine credo che sia indispensabile cominciare ad aiutare il continente africano, e noi già lo stiamo facendo, a produrre in loco grano. Le Nazioni Unite e la FAO, che è uno strumento delle Nazioni Unite, hanno deciso di scegliere Roma come sede di questo evento, che porterà circa 200 paesi a confrontarsi sul tema della sicurezza alimentare. È una scelta che ci onora e qualifica comunque l'Italia come paese fondamentale.